C'è stato un furto sacrilego ai danni della chiesa Regina Pacis. Siamo a Giarre, Fulvio Ferrauto. Una preziosa pisside, oggetto utilizzato per conservare le ostie consacrate dopo la celebrazione eucaristica, ma anche un calice in oro e diversi candelabri di pregio sono stati rubati nella notte dalla chiesa Regina Pacis in via Don Minzoni a Giarre. Ignoti, dopo essere entrati nel luogo sacro, forse da questa porta che si affaccia sulla piazza e che a quanto pare sarebbe difettosa, o essersi nascosti all'interno ieri sera prima della chiusura, hanno preso di mira gli arredamenti custoditi nella sagrestia. I ladri, dopo aver rovistato in armadi e cassetti, hanno portato via decine di oggetti sacri e, dopo aver svuotato un borsone che si trovava nei locali della chiesa, lo hanno riempito con l'area furtiva, profanato anche il tabernacolo contenente le ostie consacrate. I malviventi, che con ogni probabilità hanno agito su commissione e che erano a conoscenza dei beni di valore custoditi all'interno della parrocchia, alla periferia della città, hanno rinunciato ai numerosi paramenti liturgici, forse troppo ingombranti da rubare. Ad accorgersi del furto sacrilego, stamattina intorno alle 9:30 è stato un consigliere parrocchiale che ha subito allertato i carabinieri. Entrando dall'ufficio parrocchiale notavo che sia in sacrestia che in chiesa c'erano diversi cassetti aperti, tovaglie a terra, paramenti a terra e mancavano dei suppelletti alle sacre. Di cui la cosa di più che ci sconcerta è che hanno profanato il tabernacolo. Abbiamo trovato il tabernacolo aperto con le particole consacrate buttate lì sulla mensa dell'altare del Santissimo. La zona, compresa l'area esterna della chiesa, è sprovvista di impianti di videosorveglianza. Avvisati anche padre Taddeo Ambet, parroco della chiesa, in questo momento fuori sede, e il vescovo di Acireale, Monsignor Antonino Raspanti, ancora da quantificare il valore complessivo dell'area furtiva. Un carabiniere di 50 anni.